sua vita possibile, un uomo molto concreto, molto con i piedi per terra. Ecco, che cos'è, chi è per te Bruno e quali sono i valori che lui porta, racconta, rappresenta in questa storia? Bruno è un dono innanzitutto che mi ha fatto Silvio, perché ci sono delle esperienze lavorative nelle quali uno si presta a interpretare un personaggio con la serietà professionale che è dovuta. E in questo caso, sai, la protezione professionale crolla perché ti rendi conto di partecipare a qualcosa di importante. Nel senso, Bruno è un personaggio scritto, poi che io ho dovuto recitare, è un uomo migliore di me, non c'è niente da fare. Ma questo è bello per un attore, perché averlo affrontato, aver partecipato a questo film, per me è stata un'educazione sentimentale. Voler essere all'altezza di quest'uomo è stata per me, mi ha coinvolto come persona. Io non so come comunicare l'entusiasmo che ho rispetto a questo film, perché potrebbe essere scambiato per una specie di, come dire, furia promozionale, visto che vi ho partecipato, ma io mi sono fatto spettatore e l'ho visto questo film. Lo ritengo molto importante, intanto perché c'è, sono degli sceneggiatori, e c'è un regista che si è fatto delle domande, e le domande che si fa Silvio sono sempre delle domande molto limpide, sembrano apparentemente elementari, ma che attivano un processo complesso di conoscenza, di vera educazione sentimentale. Perché girando questo film, lo vedevo anche nel suo approccio sul set, in qualche modo lì dentro c'è come una ricerca di qualcosa che io credo che uno spettatore attento o in ascolto possa operare anche vedendo il film, perché questo film produce sentimenti, e siccome i sentimenti sono qualcosa che si apprende culturalmente, non è un fatto emozionale, questo film piano piano rilascia dei sentimenti. La prima esperienza da attrice? No, però esordio al cinema. Esordio al cinema, certo. E come è andata e cosa volevi fare da piccola? Era un tuo sogno quello di diventare attrice o ti sei trovata? Ho sempre voluto lavorare nel mondo dello spettacolo. E musica, teatro, cinema, è sempre stato dentro di me. Ho lavorato tanto per questo momento, sono molto felice e molto fiera di questo lavoro. È stata un'esperienza molto formativa e tanto bella quanto difficile, perché comunque non è un film facile. È stato molto impegnativo, ma mi sento molto fortunata per aver trovato queste persone. Da io, la parte di Silvio sul set ogni giorno è stata un'esperienza proprio come andare a lezione, imparare tantissimo. Quindi sono molto fiera e fortunata di ciò che abbiamo fatto.